E così abbiamo creato il nostro portafoglio. Finalmente è praticamente concluso. Finito, e la cosa bella è che lo abbiamo realizzato praticamente tutti assieme. Abbiamo scelto aziende di diversi tipi, di diverse dimensioni, che hanno obiettivi e anche che sono provenienti da diverse nazioni. Oggi ti faccio vedere quali sono le ultime aziende che hai scelto di aggiungere, che erano quelle europee. Guardiamo assieme anche come si sta comportando il nostro portafoglio in questo periodo, considerato che nelle ultime settimane, dall'inizio dell'anno praticamente, ci sono degli eventi che stanno portando molti titoli azionari giù. E poi andiamo anche a fare le nostre considerazioni in merito su quello che abbiamo creato. Tutto questo però dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Il Risparmio, il canale del vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Come dicevo prima, siamo arrivati finalmente alla fine della costruzione di questo nostro portafoglio, ma ovviamente non alla fine di tutta la serie. Infatti intendo monitorare assieme a voi l'avanzamento di questo portafoglio che abbiamo creato insieme almeno una volta al mese, così vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro e così anche da poterlo valutare assieme, cercare di capire cosa abbiamo fatto di buono e cosa no. Ho anche inserito tutte le posizioni in S&P Wall Street, così alla fine possiamo anche andare a valutarne tante metriche, come ad esempio la diversificazione, i rendimenti e anche i dividendi per quel poco che ci sono. Prima di tutto andiamo a vedere quali sono le ultime aziende che hai scelto, che erano quelle europee. Qui sinceramente rispetto agli altri sondaggi che avevo proposto su Telegram non mi aspettavo particolarmente un'azienda o l'altra, perché sono aziende europee e per cui molte sulla bocca degli investitori europei. Perciò cosa abbiamo scelto? Anzi, cosa hai scelto? Perché insomma il link Telegram col sondaggio l'hai cliccato tu. Qui lascio lo screenshot del sondaggio Telegram. In prima posizione è LVMH, la conglomerata del lusso Louis Vuitton NSI, che ha guadagnato il 39% delle preferenze, tallonata però di poco da Nestlé, che ha chiuso col 36%, tutte le altre, a parte Adyen e BNP Paribas, che sinceramente mi aspettavo prendessero più voti, hanno comunque lottato fino alla fine, ma la terza posizione risulta essere raggiunta da L'Oréal. A mio parere, devo essere sincero, davvero ottime scelte. Ora vi faccio vedere com'è la struttura del portafoglio su S&P Wall Street. Andiamo a guardarla insieme, andiamo ad analizzarla insieme. Vi ricordo che questo portafoglio è stato creato su eToro e se vuoi supportare il canale il modo giusto per farlo è anche quello di utilizzare il link affiliato di eToro qui sotto. Ovviamente nel caso tu voglia iscriverti alla piattaforma. Però se vai a utilizzare questo link ti posso dire semplicemente che vai a supportare il mio canale in quanto io ogni volta che qualcuno si iscrive col link qui sotto ho un piccolo riconoscimento economico. Ma non marchettiamo quest'oggi troppo, andiamo subito su S&P Wall Street. Ed eccoci qui su eToro, prima di tutto andiamo a vedere come si è andato ad evolvere in termini di rendimento questo portafoglio in questo arco temporale piuttosto minimo. Sappiamo che questi sono investimenti a lungo termine, però ovviamente un'occhiata la dobbiamo andare a dare e qui abbiamo visto come abbiamo 180.000 dollari di capitale investito ed il nostro portafoglio in perdita di circa 7.400 dollari, sono più o meno 6.600 euro, più euro meno. Le migliori performance al momento sono American Express, che ha quasi un più del 9.6%, Procter & Gamble di poco sopra il 9%, Medical Property Trust ha un 7% e via via tutte le altre. Quelle che stanno performando peggio purtroppo sono Meta Platform, che come molti sanno ha avuto un forte rintracciamento nell'ultimo periodo, infatti sta perdendo quasi un meno 35%, Marathon Digital, che è una delle azioni a bassa capitalizzazione che abbiamo inserito, che è quasi a un meno 22%, Amazon a meno 15% e poi l'ETF sul Russell 2000 che perde quasi un 10%. Ma non è quello che ci interessa, perché noi siamo investitori di lungo termine, per cui vogliamo vedere altre informazioni su questo portafoglio e queste le andiamo a vedere su S&P Wall Street. Ovviamente ricordo che se volete iscrivervi a eToro, link affiliato qui sotto in descrizione. Qui vediamo il portafoglio nel suo insieme. Ho creato proprio il portafoglio su S&P Wall Street che si chiama eToro Portafoglio Insieme, perché lo abbiamo fatto noi, è nostro e per cui ce lo dobbiamo godere. Andiamo a vedere un attimino, al di là delle azioni che sono inserite nel portafoglio, quello che è il sommario del portafoglio. Da quando abbiamo creato il portafoglio abbiamo perso circa 6.300 euro con un capital gain di un meno 0,4%. Ci ha aiutato a mitigare le perdite un dividend income, per cui abbiamo incassato dei dividendi 0,38% e anche un po'
di cambio euro-dollaro che ci ha fatto guadagnare un 0,84% per una perdita totale del meno 2,84%, che se si guarda gli ultimi periodi come è sceso il mercato, in realtà ha detto piuttosto bene, ha perso solo un meno 2,84% da quando l'abbiamo realizzato. Non c'è niente di cui aver paura. Andiamo a vedere in termini di ritorno, soprattutto in base alla volatilità. Vediamo che il nostro portafoglio è meno volatile del mercato di riferimento perché abbiamo delle aziende che tendono a mitigare la volatilità del portafoglio totale, in particolare tutte quelle dal lato sinistro, che possiamo vedere qui, Nestlé, Johnson & Johnson e tutte quelle che sono da questa parte, che tendono a mitigare la volatilità, mentre quelle che sono un po' più volatili sono sia Mara, che appunto fa parte del Russell, ma poi tutte quelle che sono nei tecnologici. Se andiamo a vedere quello che sono stati i contributi per quanto riguarda i ritorni, quello che ci ha reso di meno ovviamente è Facebook con un meno 35%, Mara con un meno 22%, Amazon un meno 15% e così via. E abbiamo visto prima che American Express è quella che in termini di rendimento, qui include dividendi e capital gain relativo anche a quello che è la valuta, siamo quasi a un più 13%. Se andiamo a guardare invece in termini di diversificazione, qui ovviamente non ha molto senso farlo perché abbiamo messo quote uguali per ogni singola azienda, però ovviamente quelle che sono in guadagno fanno avere una market value maggiore rispetto a quelle che hanno perso, che ci danno un market value minore. Io più che questo andrei a vedere la diversificazione in termini di area industriale. Questo è il nostro portafoglio totale. Come si può vedere, abbiamo diversificato tantissimo sia in termini di asset, ma anche in termini di settori di riferimento, perché abbiamo il finanziario, abbiamo i REITs, abbiamo i household products, qua per esempio Procter & Gamble, abbiamo il farmaceutico, abbiamo i software, abbiamo tutto quello che è la parte di food and beverage, abbiamo i media, abbiamo l'area dei semiconduttori, abbiamo quello che sono i consumer durable e anche il retailing. Un portafoglio fortemente diversificato su tante asset class, l'avete fatto veramente benissimo, vi ringrazio. In termini di valutazione invece possiamo vedere che è un portafoglio fortemente sottovalutato, soprattutto per alcuni cali che si sono verificati in quest'ultimo periodo, ma anche perché alcune aziende che abbiamo inserito sono al di sotto del loro valore intrinseco. Se andiamo a vedere quelle che sono le prospettive di crescita, ci si aspetta che questo portafoglio nel futuro ci possa dare una crescita del 14% circa in termini di earnings e quasi un 12%, un 11,5% in termini di fatturato, per cui è un portafoglio che tenderà a crescere nel tempo e questo porterà ad avere anche un discreto capital gain. Inoltre andiamo a guardare anche la salute finanziaria del nostro portafoglio, che è un portafoglio che non ha praticamente tantissimo debito, anche perché molte aziende come ad esempio Facebook sono a debito zero e questo va a mitigare la quantità di debito che il portafoglio totale ha, mentre altre aziende come ad esempio Inrizzo, il BDC, che fanno il profitto indebitandosi, ovviamente vanno un po' ad alzare questa soglia e questo ci permette di avere un debito che è sotto controllo per il portafoglio totale. Una ultima curiosità, andiamo a vedere i dividendi. Ovviamente i REITs e i BDC sono quelli che nella prima parte di questo portafoglio vanno a darci la maggiore quota di dividendi annui. Questi sono dividendi al lordo della tassazione, perché ovviamente qui dobbiamo anche togliere il nostro 37%, il 15% degli Stati Uniti e il 26% italiano. Però comunque un portafoglio di questo tipo andrebbe a darci anche un 3.366 euro lordi di dividendo con un dividend yield medio del 2,22%, che a fine anno male non fa anche per mitigare la volatilità del portafoglio. Bene, questo è semplicemente una idea di massima di quello che avete costruito insieme a me, anzi avete costruito voi, io ho fatto il vostro joker, quello che ha messo le pedine dove avete chiesto, avete fatto un lavoro ottimo. E secondo me è un portafoglio che pochi sarebbero riusciti a fare così bene come voi. Ovviamente ho una community che è favolosa. Adesso ritorniamo al computer per le ultime valutazioni e i saluti. Ed eccoci ritornati faccia a faccia, vis-à-vis. Credo che sinceramente abbiate fatto un ottimo lavoro, un lavoro eccellente. Avete fatto un portafoglio che secondo me è da paura, che ora sta in territorio negativo solo perché fra novembre e dicembre, quando abbiamo aperto alcune posizioni sui titoli tecnologici, il mercato stava veramente tanto su, ma rispetto ai minimi di molte aziende, secondo me il nostro portafoglio ha retto alla grande. Sono sinceramente veramente orgoglioso della community che mi segue. Ovviamente il video si conclude qui, ma non la serie. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco, basta veramente poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma, in modo che molte più persone possano venire a conoscenza del mio canale. A te costa un attimo, ma per me ti posso assicurare che significa il mondo. Poi se sei nuovo sul canale, ti chiedo per cortesia, magari passavi di qui e mi hai notato, di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così non possa rischiare di perderti nessun contenuto che andrò a pubblicare successivamente.
Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovo video. Ciao!